Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Turra e sono il Chief Marketing Officer e uno dei founder di Vite Sicure, la prima insurtech italiana dedicata alla distribuzione B2C e B2B2C di polizze vita attraverso il canale full digital in modalità immediata e self-service. La frase "O adesso mai più", io ed Eleonora Del Vento, la mia socia, ce la siamo detti per la prima volta 5 anni fa, quando abbiamo pensato che era arrivato il momento giusto per dare una scossa al settore del vita protezione, replicando quello che avevamo fatto qualche lustro prima con il ramo auto e col lancio della distribuzione diretta delle assicurazioni RCA con quella che all'epoca era la nostra compagnia, cioè a Royal Insurance. Ebbene, ce lo siamo detto e la cosa che devo aggiungere è che dietro a questo "o adesso mai più" c'è stato il fatto che non è stato assolutamente semplice. Vite Sicure ha subito trovato una strada in salita che a mio parere è ben rappresentata da questa scalata. Perché il primo pezzo della nostra salita per dare questa scossa al mondo delle polizze vita protezione è stato legato a superare un pregiudizio per cui gli italiani sono scaramantici e questo tipo di polizze non se le comprano. Oppure pregiudizio più sensato, ma comunque un pregiudizio per cui, ammesso che gli italiani queste polizze se le comprino, sicuramente non se le compreranno online, perché sono polizze difficili da vendere. Noi invece ci siamo riusciti. E ci siamo riusciti perché, usando un'altra immagine che rubo alla psicologia della percezione, in un contesto dove molti vedevano un vaso nero, noi abbiamo visto due visi bianchi che si uno di fronte all'altro. I volti che abbiamo visto in realtà sono questi, sono quelli di una giovane coppia, di una giovane famiglia che è arrivata al più importante trigger point della propria vita. Sono diventati genitori e si sono posti una domanda che noi metaforicamente rappresentiamo in questa foto. La domanda è: ma se ci capitasse qualcosa di irreparabile, chi penserà ai nostri figli? Chi penserà al nostro futuro? Noi abbiamo voluto rispondere alla loro domanda e l'abbiamo fatta con un paradigma che non è particolarmente innovativo in sé, perché ci siamo semplicemente concentrati sul bisogno e non sul prodotto. Ci siamo detti: non parliamo di polizze, ma parliamo di sicurezza. Il punto è che ciò nei fatti non è stato sufficiente. Il nuovo pezzo della nostra salita aveva come rischio quello di affrontare la questione in modo semplicistico e meramente tecnologico, cioè di arrivare a dire che il target esiste, è un target digitale, diamogli un prodotto che sta bene su internet e questi se lo compreranno. Non è affatto così, perché il tema non è tecnologico, il tema è prevalentemente sociologico. Stiamo infatti parlando di un segmento di mercato tradizionalmente trascurato dal settore assicurativo, un segmento che, siccome ha basse capacità di risparmio, viene ritenuto in grado di acquistare solo una polizza auto obbligatoria. In realtà questo è un target che va educato, va coinvolto e per questo motivo il nostro sforzo è stato quello di trasformare l'esperienza d'acquisto da inadeguata come era ad efficace e io direi addirittura liberatoria. L'esercizio in questo caso è stato fondamentalmente di processo, perché per creare il contatto tra il nostro sistema d'offerta e questo segmento di mercato abbiamo dovuto creare un linguaggio, degli strumenti e delle modalità che queste sì che dovevano essere effettivamente tecnologiche e innovative. Qui la tecnologia è stata certamente fondamentale. La piattaforma Open Insurance che abbiamo creato, basata su API, ci ha consentito la creazione di un ecosistema digitale per cui il cliente ottiene davvero la sua polizza in meno di 4 minuti dal preventivo al download del certificato di polizza. Ma con questa gode anche di un'assistenza e di un servizio clienti in remoto,
che è full digital ed è un caso di eccellenza anche per Trustpilot, il sito di recensioni online con cui collaboriamo, che ci ha appena inserito tra le sue case history internazionali. Essere InsurTech per noi significa fondamentalmente questo, significa gestire la relazione con il cliente a distanza, in modo efficace, efficiente, ma soprattutto empatico, e pensiamo che questo si possa fare anche con la tecnologia, anzi grazie alla tecnologia. Anche qui quindi un grande sforzo per identificare modalità di erogazione e standard di servizio, ben speso però, perché stiamo ottenendo degli ottimi risultati, ed è per questo che voglio concludere mostrando un'ultima slide che non è certo il raggiungimento della vetta dopo la nostra scalata, ma che è certamente un segnale che tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora ci viene riconosciuto. Quello che voglio mostrarvi è ciò che ha scritto di noi un nostro cliente, un cliente che si chiama Danilo, che non ci ha mai incontrato di persona e che ha acquistato da noi una polizza qualche tempo fa. Quello che Danilo si è portato a casa, ovviamente una polizza, ma si è portato a casa anche tutto quello che ha scritto qui e che adesso vi leggo. In quest'anno così problematico devo riconoscere di aver avuto la fortuna di incontrare un team di persone, innanzitutto persone che in breve tempo e nonostante le oggettive difficoltà logistiche hanno saputo offrirmi un prodotto dalle eccellenti condizioni contrattuali, da modalità di acquisizione e stipula che sono andate ben oltre ogni positiva immaginazione e da un rapporto qualità-prezzo che ha tenuto testa a ben più noti marchi nel campo assicurativo. Non avevo mai conosciuto personalmente nessuno dello staff, ma ho da subito trovato l'accoglienza e il calore che si riserva ai vecchi clienti, anzi ai vecchi amici, al punto che mi sento senza alcuna riserva di consigliarne a tutti almeno un primo contatto. Certo che il resto verrà poi da sé. Questo è quanto. Cosa mi rimane da dire d'altro? Beh, sicuramente mi rimane da ringraziare Danilo per quello che ha scritto e da ringraziare tutti voi perché mi avete ascoltato fino adesso. Buon proseguimento di giornata a tutti.